intossicando, non perché il calcio fosse tossico, ma sicuramente perché hai bisogno di stare un po' fuori per recuperare, per vedere un po' come sono le situazioni. Ecco, ma quando si stacca la corrente, che cosa rimane dentro? Un senso, improvvisamente, un senso di vuoto, oppure la voglia effettivamente di tirare un po' il fiato dopo tanti anni di calcio? No, io direi che a questa situazione, a questo evento mi sono preparato da quando sono andato a Firenze. E quindi col tempo mi sono sempre più avvicinato a questa data e quindi ero sempre più preparato. Direi che in questa situazione l'ho vista solo sotto l'aspetto proprio di recuperare un po', di prendere un po' visione al di fuori di com'è la vita fuori, perché noi abbiamo sempre vissuto in un certo ambiente e certi problemi non li abbiamo mai sfiorati. Quindi direi che sono contento di questa scelta, per il momento non sento nessuna nostalgia. Ecco, non senti una nostalgia, però forse l'album dei ricordi prima o poi comincerai a sfogliarlo. Ecco, quale pagina ti piacerebbe aprire subito? Sai, io sono stato uno di quei giocatori molto fortunati che nella sua carriera ha vinto moltissimo, quindi potrei citartene molti. Negativi, per fortuna pochi, positivi tanti, ma sicuramente la cosa che mi ricordo di più è stato la prima partita in Serie A con la Juventus. Ecco, ricordo bellissimo, poi ce ne sono tanti, il primo scudetto, la prima coppa, il campionato del mondo, quindi però direi l'esordio è sempre quello che non si dimentica. Di solito un giocatore, soprattutto se ad alto livello, preferisce rimanere nel mondo del calcio, c'è un esempio adesso nella Juventus che è quello di Dino Zoff. Tu invece hai preferito chiudere definitivamente, ecco perché, per troppa nausea oppure per troppo amore? No, guarda, io ti posso dire una cosa, direi che la questione principale è stato il fatto che io purtroppo ho dovuto star via moltissimo nella mia carriera, ho visto venire grandi i miei figli senza che me ne accorgessi e quindi mi sono accorto di aver sottratto a loro forse quel tempo utile perché necessita un bambino, un figlio, e mi sono ripromesso di, una volta smesso di giocare, di star fuori appunto per dedicare loro quel tempo che gli avevo negato per la mia carriera. Quindi direi che è stata una scelta soprattutto familiare e ne sono orgoglioso. Claudio, con te voglio parlare un po' anche dell'attualità di questo calcio. Domenica c'è stato Juventus-Milan ed è stata la montagna che ha partorito il topolino, una partitissima annunciata e finita 0-0. Ecco, secondo te parliamo un po' di questo campionato e di questa partita. Innanzitutto se l'hai vista, se sai qualcosa, e poi come potrà finire questa stagione. Sì, ho visto questa partita alla televisione, sono quelle classiche partite di cartello che rimane poco perché quasi sempre vanno a finire 0-0, il gioco non è magari stato all'altezza della fama della partita, però direi che queste cose si ripetevano, si sono successe anche quando giocavo io, quindi sostanzialmente non è cambiato niente. Per quanto riguarda il campionato, direi che sicuramente non sarà più una lotta tra Milan e Napoli, ma ci sono altre squadre tipo l'Inter, la Sampdoria e anche la Juventus che possono sicuramente essere protagoniste fino all'ultimo. Quest'anno è un campionato molto lungo, quindi chi avrà molta birra sicuramente ha grosse chance per vincere. Secco, meglio Gullit o Zavarro? Beh, attualmente direi Gullit perché è già 2 anni che gioca il nostro campionato, si è già ambientato, ha capito tante cose. Tanto gioco interrotto, perché via, si riparte, forza, via. Ha problemi per Pasqua, perché fa l'arbitro, sì, ha fatto dei movimenti col busto come per, se avesse avuto dei problemi, è lui che aveva chiesto l'interruzione, dopo 20 secondi stiamo dando un'occhiata anche a ciò che accade all'arbitro Pasqua, che ha avuto evidentemente magari Biasini scaldato a sufficienza. Biasini. Juve adesso davanti all'area, riesce a gestire bene questo pallone, Rodrigo Bentancur, ricordiamolo, con la profondità, adesso prende campo proprio a sinistra, Rabiot. Tutto campo, Rabiot, bravo Pezzella, intercettare, riparte poi la Fiorentina, ma ancora 40 metri di campo per Rabiot che sta giocando a mezzo sinistro, Bentancur dall'altra parte, adesso attacchiamo lo spazio con Ronaldo, si ferma in tre quarti sinistra, allarga il gioco dove ancora Adrien Rabiot subito in partita, smista, possesso orizzontale, lunetto
rimessa, poi allarghiamo ancora a sinistra, però il lancio è troppo profondo e Rabiot rischiava anche la posizione di fuorigioco. Sì, una bella accelerazione di Rabiot innescato da Ronaldo, Juve subito piuttosto grintosa, Fiorentina che, diciamo la verità, con l'Inter non è stata fantastica nell'ultima partita, dimostra di non essere in un periodo di grandissima forma. Vediamo se Chiesa si riprenderà. Castrovilli è sempre fuori, no? Mi pare, sì. Va bene. Rimessa viola lunga per Chiesa, l'ultimo tocco è di Alessandro. Dunque ci sarà un'altra rimessa sulla fascia destra vicino alla linea di metà campo per la Fiorentina, che ha toccato uno dei suoi primi palloni. Seguiamo subito l'azione, si incarica Lirola, il numero 21, sulla fascia destra. Vediamo che guarda i compagni. Lirola ex Juve, sì, vediamo la rimessa sulla tre quarti, Audi destra, anticipato ancora Chiesa. Palla di testa recuperata dalla Juve, dunque la scossa frettoloso, però poi Rodrigo Bentancur, dobbiamo uscire bene questa volta, siamo riusciti a prendere la Fiorentina di sorpresa subito dopo un minuto, adesso ci riproviamo, il palleggio dietro con Matthijs de Ligt, pochi tocchi ragazzi, 2, 3, 4, 5 ed è dietro Gigione Giavo, a volte esce palla al piede, questa volta è giusta l'iniziativa personale di Alessandro a sinistra perché c'era un imbuto, bisognava prendere il campo, Ronaldo va a sostenerlo in ampiezza, larghissimo, quasi i piedi sulla linea laterale di sinistra, Ronaldo che poi va dentro il campo consegnando il pallone ai centrocampisti, anche qua 3 tocchi ciascuno, Alessandro non ha spazio in avanti sulla tre quarti per trovare un filtrante, centralmente però ha spazio invece. Ci siamo mossi bene per andare a destra da Quadrado, l'uno contro uno, viene intercettato però da Benassi, credo, attenzione a Bentancur, Quadrado spalle alla porta, non perdere questo pallone, subisce fallo, fischia Pasqua perché sennò partiva il contropiede della Fiorentina, Quadrado il grande ex della partita, l'altro grande ex in panchina, Bernardeschi, sembrava fino a pochi istanti prima delle formazioni ufficiali potesse avere una chance Bernardeschi dopo le ciance di mercato, niente da fare, in panchina anche oggi De Ligt, De Ligt e Bonucci, si riparte da dietro, solo se state cercando un SUV con consumi davvero ridotti, non potete perdere la nuovissima Honda CR-V Hybrid. Tecnologia ibrida, elettrico più benzina, un'auto che prevalentemente viaggia in elettrico e soprattutto con una tecnologia per la sicurezza attiva davvero elevata. Dove la trovate? La trovate qui da noi a Torino, in corso Giulio Cesare 320, con un'offerta davvero incredibile. Pensate, la CR-V Hybrid potete portarla a casa già nell'allestimento Elegance Navi, quindi super accessoriata, a soli 31.700 euro, grazie all'eco-incentivo per motorottamazione che vi permette di risparmiare fino a 6.700 euro dal prezzo di listino. Avete anche la possibilità di pagare la rata, pensate, solo 390 euro al mese, zero anticipo, nessuna max rata finale e vi aggiungiamo un'estensione di garanzia omaggio per addirittura 5 anni. Chiamateci per venire a provare questa splendida vettura su strada e per venire a scoprire tutta la tecnologia che vi mette a disposizione. Un saluto da Marco Di Matteo e dal gruppo VA. Offerta esclusiva Auto Francia su Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli super aziendale pari a nuovo a soli 16.900 euro. Vostra anche con noleggio per privati TTC zero pensieri a partire da 12 euro al giorno. Auto Francia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo 7 giorni. Spazio dedicato a voi e ai vostri commenti. Andiamo a riprendere il filo del discorso perché ieri ci sono stati veramente tantissimi messaggi, questo come sapete lo spazio dato alle telefonate, però molti volevano confrontarsi con il sempre coloratissimo Daniel Pisani e quindi l'ho rinvitato anche oggi. Ciao Daniel. Ciao caro, ho molto apprezzato questo secondo invito, c'è chi ricominciava da 3, noi ricominciamo da 2, va bene ugualmente, o ricominciamo dall'1-1 di Roma. Perché ieri sono in tanti ad averci proposto la loro analisi, poi oggi sono emersi ulteriori dettagli su questo rinnovo che è ancora in sospeso con Dybala, si è divisa un po' la tifoseria, poi volevo anche parlare però di Morata, parliamo delle note positive, del fatto che lui abbia detto non ho mai giocato così tanto, sono cresciuto attraverso le tappe, sono quello che sono oggi, il suo CT che l'ha convocato in nazionale ha detto gli ha fatto bene a Torino, è rinato eccetera, ha parlato benissimo del rapporto con Cristiano Ronaldo. Allora partiamo da Morata, dalla nota positiva sicuramente di questa prima parte di campionato e non solo.
Guarda, Carol, tu hai usato la terminologia sicuramente più appropriata, la funzionalità. Al giorno d'oggi costruire questi orologi con l'anima, che sono le squadre, diventa sempre più complicato, anche perché devi sempre fare i conti con gli aspetti anche emotivi e caratteriali di una generazione. Questi sono ragazzi alla fine. E quindi non è così inusuale che certi determinati giocatori possano veramente trovare il meglio di loro stessi, ritrovare loro stessi in un determinato contesto. Morata non ha solo ritrovato la Juve, ha ritrovato se stesso e direi che ha ritrovato persino il tempo perduto, perché in questi anni quali erano i dubbi? Io devo dirti la verità, Morata mi è sempre piaciuto, perché a me piacciono i giocatori che segnano non tanti gol, ma gol pesanti, e lui di gol pesanti ce ne ha fatti parecchi nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016. Però avevo qualche dubbio, perché sappiamo, l'ho spiegato stamane a scuola, che il tempo spesso modifica le persone. Lasciamo quella persona ormai soltanto nei ricordi, si rispecchia soltanto nel mare dei ricordi e non la ritroviamo più. Mentre in questa situazione qui dobbiamo dire che grazie alla Juventus, e forse anche la Juventus grazie a Morata, siamo riusciti a entrare in un'ipotetica macchina del tempo e a ritrovare quel centravanti perduto che si era smarrito in se stesso e che è ritornato alla Juve come se il tempo non fosse mai passato, riproponendo non soltanto l'immagine di un Morata che segna gol importanti e decisivi ai fini di una qualificazione o al limite di realizzare determinati punti pesanti in campionato, ma che è un Morata che è innamorato della sua signora e che si sacrifica anche per lei. Non dimentichiamoci, entriamo anche in uno scenario tecnico, non solo psicologico, che comunque Morata e Ronaldo già si conoscevano ai tempi di Madrid. Quindi probabilmente, visto che arrivare a Benzema è un'utopia, era uno dei partner maggiormente compatibili con il fuoriclasse portoghese. E andiamo subito al telefono con gli amici da casa. Pronto? Ricomponete il numero, perché stava squillando a ripetizione. Come sapete, poi le linee si intasano. Certo è che il fatto di conoscere già Cristiano Ronaldo fosse un vantaggio, a parte che mi sembra comunque molto umile come è un ragazzo, giocatore, sì, sì, sì. Quindi anche come approccio. E per questo voglio sapere anche Daniel che cosa ne pensa, prima di dare la parola a chi ci sta seguendo da casa. Secondo me una parte delle critiche di Dybala emergono anche dal confronto col comportamento di Morata, no? Un po' io l'ho letto nei giorni scorsi dai messaggi. Sentiamo chi è con noi intanto. Pronto? Pronto? Ciao Carola. Benvenuta. Carola. Ciao. Ciao. Allora, sono Silvana, ciao. Ciao Silvana. Perché ti sto vedendo un momentino adesso. L'ho guardata agli occhi, per quello non, da tanto che non mi sentivi. Siamo contenti di ritrovarti, Silvana, stai bene? Adesso sì, perché ti vedo, perché mi sono andato a operare con la cataratta e non vedevo più la trasmissione. Adesso sto bene. Guarda, la nostra squadra è da Dio, a me piace. Ti dico che mi sta piacendo come gioco. Peccato all'ultimo momento quel gol non ci voleva, guarda. Morata, a me mi sta piacendo un mondo, guarda. Che critica... Pirlo non capisce niente di calcio, scusami un attimo, io ho giocato a calcio, ho fatto il portiere, ho fatto l'allenatore dei pulcini, quindi me ne intendo di calcio, non è che io, per dire, il campo in aria, le cose li so, e quindi lo so, guarda, io ti sto dicendo una cosa, a me mi sta piacendo, non stiamo facendo la figura dei cioccolatai come ci dicono gli altri, la nostra squadra è un mito, è la più bella squadra del mondo. Però ci vuole un po' di tempo. La squadra femminile mi sta piacendo anche lei. Silvana, ci vuole un po' di tempo, quindi ad Andrea Pirlo serve ancora. Io te lo dico, tu lo sai che io ho azzeccato sempre le previsioni. È vero o non è vero? È vero, devo dartene atto. Silvana, grazie per aver chiamato. Resta con noi. In bocca al lupo, grazie, ciao. Grazie anche a te, Silvana, veramente un piacere ritrovarla. Lei difende sempre la Juventus, però ha detto una cosa, Daniel, che comunque emerge dai messaggi. La Juve, soprattutto quella contro la Lazio, soprattutto nei primi 70 minuti, è piaciuta. Si comincia a vedere l'idea di gioco di Andrea Pirlo in campo.
Questo ti fa comunque ben sperare. Beh, tu sei uno paziente, non sei uno che, sicuramente, che condanna l'allenatore. C'è qualcuno che invece vorrebbe vincere subito, perché poi vengono fuori queste classifiche, no? Il peggior avvio della Juventus negli ultimi 10 anni, allora qualcuno a criticare, eccetera. Sentiamo intanto un'altra telefonata. Pronto? Ciao Carol, buongiorno. Ciao, Rosario. Ciao, benvenuto. Ciao Daniel. Buongiorno. Vedo che oggi non hai fatto lo stesso abbinamento pallone e giacca, però. No, oggi è in contrasto, per cambiare. Lui ci stupisce sempre, Rosario, Daniel. E infatti, no, ma io ne noti particolari. Poi Daniel sull'abbigliamento noto che è particolare, molto particolare. Poi tu devi sapere che... Hai origini napoletane, Daniel? Hai origini napoletane? Mio papà lo era. Ha individuato l'estro, Rosario, da cosa l'hai dedotto? Perché lui No, perché noi napoletani abbiamo buon gusto nel vestire. Perché lui sembra, anche dai colori, molto nordico. Rosario, dici? Sì, volevo dire, passiamo alle note dolenti. Come mai non sbraitate contro le 4 ASL che hanno bloccato tutti i calciatori adesso, mentre l'ASL di Napoli l'avete ridicolizzata e proprio... ci avete fatto uno straccio un mese fa. Noi no, assolutamente. Adesso non c'è un giornalista che va contro le ASL di Firenze, Roma. A Roma che sta succedendo quel casino. Cioè, ma cioè io dico io, ma ci vuole un po' di buon senso. Ma secondo te un De Laurentiis, una persona di quel livello, si mette a fare le tarantelle, come si dice a Napoli, di non venire a giocare a Torino perché aveva 2 positivi? Ma guarda, Rosario... Ragazzi. Rosario, tu ti ricordi quello che avevo detto? E in parte sta avvenendo, sì, che il protocollo va rivisto, perché se ci sono le possibilità, io ho fatto proprio l'esempio del Napoli, con la Lazio stava succedendo la stessa cosa, se ci sono anche solo dei dubbi di competenza, perché poi quello è, tu hai approvato un protocollo, dovresti capito, applicare caro, quello però, e basta. Però sai com'è che il protocollo è work in progress, cioè qua cambiano le cose da oggi a domani. E così non dovrebbe essere. Cosa lì, non si può mettere in dubbio subito la fede delle persone, siccome siamo napoletani e hanno fatto l'imbroglio. No, certo. Abbiamo paura dell'aiuto. Quello hanno fatto una cosa giusta, hanno avvisato l'ASL che avevano positivi. L'ASL ha detto dovete stare a casa come stanno facendo adesso le ASL. Anzi, abbiamo, come al solito noi napoletani siamo avanti. Facciamo sempre... Senti, adesso, Rosario, vedi? Adesso ci torniamo, perché tu, come sai, si è espresso anche Marotta, perché poi ha detto... Marotta lo sta facendo per gli interessi suoi. Rosario, ti rispondo, intanto grazie per... Marotta è andata via da Torino perché dava i biglietti ai mafiosi, diciamolo. No, questa cosa qua ti devo stoppare, non si possono fare accuse del genere, poi questo non è un tribunale. Quindi ci dissociamo assolutamente, questo è il mio ruolo. Rosario, se vuoi intervenire in maniera calma, ti prendi la responsabilità ovviamente tu di quello che hai detto. Qui tribunali non ce ne sono, le inchieste ci sono state e non sta a noi. Non è un discorso di ASL, una piuttosto che l'altra, poi vabbè, lui ovviamente... chiama e lancia le sue provocazioni, come ho già avuto modo di dirgli. Io ribadisco quello che ho già detto, se ci sono dei dubbi, se ci sono anche soltanto delle possibilità di competenze non chiarissime, nonostante il protocollo approvato, deve andare rivisto e così è. La stessa cosa, sta succedendo una cosa analoga, se si esprimono le singole ASL in base al territorio vengono magari fuori delle indicazioni diverse. Se si è deciso che il mondo del calcio è a parte, ha tamponi continui, con tutte le persone, non solo i giocatori del gruppo squadra, vengono controllati, c'è un numero minimo di giocatori abili e ruolabili che fa sì che si possa scendere in campo. Un protocollo che è stato firmato si prende e si applica per tutti. Se si cominciano a fare le differenze territoriali viene fuori questo pasticcio. Non può esserci la stessa cosa delle regioni come sta avvenendo adesso, rosso, arancione, giallo e poi si passa da rosso, arancione. Tutte le squadre in teoria dovrebbero avere le stesse caratteristiche, le stesse possibilità. E il protocollo è stato deciso, lo ribadisco ancora una volta, insieme al CTS, non ci dovrebbero essere queste questioni. Ora, quello dei giocatori nazionali è un annoso problema.
le squadre, soprattutto in questa fase di campionato, mandano malvolentieri, è inutile dirlo, i giocatori, soprattutto quelli che stanno bene, che rischiano, come è già capitato, magari di farsi male, di tornare e di doverne farne a meno. Però adesso, a parte le affermazioni insomma particolarmente pesanti, io posso rispondere per me, non per i giornalisti in generale. Affrontato l'argomento come nell'altro caso, e poi ovviamente essendo un canale dedicato alla Juventus ci siamo occupati del Napoli perché la partita era quella che riguardava la Juventus, perché Top Planet è un canale dedicato ai tifosi della Juve, quindi noi non ci occupiamo di Milan, di Inter eccetera, a meno che non siano avversari della Juventus, questo lo chiarisco. Daniel. Guarda, condivido esattamente il tuo pensiero, il mio mi permetto solo di esprimere un mio rammarico, neanche una mia opinione, perché le opinioni in questo momento sono estremamente delicate, non è questione di essere, di fare della, né della politica né della demagogia né dei né i democristiani di turno. Cioè, quindi tante cose veramente dette di pancia possono davvero farti fare una pessima figura. Il mio rammarico, Carol, è solamente che chissà come mai queste cose accadono soltanto in Italia, cioè della serie che noi siamo bravissimi nel bene e nel male nel reinterpretare, cioè persino delle regole scritte, un protocollo, c'è sempre qualche postilla, qualche cavillo a cui ci appelliamo e cui ci attacchiamo per rivalutare determinati regolamenti o determinate leggi, diciamo pure. Però così, il problema, Daniel, io lo dico ancora una volta ai telespettatori, il problema è delle competenze, stabilito di chi è la competenza, queste cose non devono più succedere, perché se tu applichi un protocollo, se poi vai a chiamare l'ASL, io l'avevo già detto nel caso di Napoli, l'ASL è quella che è competente sul territorio. Allora, se applica il protocollo che viene applicato in tutti gli altri settori, quindi un positivo che poi sia sintomatico o asintomatico, un contatto stretto o non contatto stretto, scatta un protocollo, ma tu ne hai creato uno per far sì che il campionato potesse ripartire e che questo si potesse giocare in maniera regolare, perché questo è stato. Quindi io vorrei veramente che si risolvesse questa situazione e non continuare tutte le volte a parlare di partite a rischio, perché ci si va ad appigliare all'ASL di turno. Adesso prendo un'altra telefonata, cerchiamo di tornare anche a parlare di calcio. Pronto? Ciao Carol, sono Corrado di Val della Torre. Ciao Corrado. Ciao Prof. Buongiorno Corrado, buongiorno, ben ritrovato. Carol, rispondo io a Rosario, perché voi non potete. Però io posso. Mi raccomando le parole, ti prego, perché mi sono già dovuta dissociare il mio compito. Stai tranquilla. E l'avrei fatto comunque perché non c'è problema. Caro Rosario, ci siamo dimenticati di 4-5 mesi fa, quando vedevamo passare ogni 5 minuti le bare passare a Bergamo. Ci siamo dimenticati troppo in fretta di quella storia triste, purtroppo. Allora io dico che il pesce puzza prima dalla testa. La UEFA ha toppato alla grande, perché fai fare delle partite che non servono a niente in un periodo di problemi al mille per mille. Per cui se tu non facevi fare determinate partite, il problema delle ASL non sussisteva. Quindi secondo te sta a monte? È tutto lì. Corrado, sta a monte, sta nella gestione. Rimani con certo, noi perché... È certo, caro, che a monte. Tutte queste cose non verrebbero fuori, perché poi sono illazioni, sono delle cose basse, hai capito? Non mi metto neanche a commentarle perché... No, cerchiamo di parlare di calcio. A me piace parlare di calcio. Corrado, rimani con noi perché devo dare la pubblicità. Rimani con noi perché ci rispondiamo. Senz'altro. Ciao, Prof. Ciao, Carol. Grazie. Un minuto, ci separiamo. Nuova Clio Hybrid, The Evolution of a Great Story.
Scopri la nuova tecnologia ibrida di Clio. A settembre con Renault Best for You, tua da 149 euro al mese grazie a oltre 5.000 euro di vantaggi. Con la Test Drive Experience provi la mobilità elettrica che fa per te. Se siete alla ricerca di un'auto ibrida che vi permetta di viaggiare realmente in elettrico, la risposta è qui al mio fianco. Si chiama Jetz Hybrid, la trovate a Torino, in corso Giulio Cesare 320 dal gruppo V-Auto. Un'auto super tecnologica, una novità assoluta, un ibrido vero che vi permette di viaggiare oltre 25 km con un litro e soprattutto, pensate, un'auto in grado di prendere incentivi davvero incredibili. Pensate che potete portarla a casa con un eco-incentivo rottamazione fino a 3.800 euro. Vi costa solo 19.000 euro a partire da 19.000 euro, la Jetz Hybrid può essere vostra. Per chi decide di far finanziamento, una rata piccolissima, solo 236 euro al mese con anticipo zero, nessuna maxi rata finale, e il gruppo V-Auto vi regala addirittura 8 anni di garanzia. Venite a scoprire la tecnologia ibrida di Jetz Hybrid qui da noi, a Torino, in corso Giulio Cesare 3. E rieccoci, allora, io vorrei provare a voltare pagina, sentiamo chi è con noi, pronto? Pronto? Pronto, ciao Carlo, sono Ivano da Torino. Ciao. Ciao, solo così volevo puntualizzare una cosa, ma è vero, forse, ma come mai allora a quanto pare hanno annullato il volo per Torino prima dell'annuncio dell'ASL che non potevano andare? Però cambiamo allora argomento, Ivano. Ma la fede viene fuori, no? Ve lo chiedo, sì, ve lo chiedo, cambiamo argomento, allora, se no diamo credito, scusami Ivano, diamo credito e un'ora di trasmissione a una persona che ha voluto provocare, perché è come sparare nel mucchio, nel senso che tu sei un tifoso di un'altra squadra e chiami per far arrabbiare. Non ci cascate almeno voi, Ivano, dai, cerchiamo di parlare di calcio. No, non è questione di cascare, questo signor Rosario, siccome telefona spesso in questa trasmissione, no? Allora, nessuno dice di malafede, però se la cosa è così, la malafede viene fuori, no? Comunque, no, a parte tutto, io ho analizzato, io personalmente, la partita e vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire. Ivano, ti ringrazio, volevo dire. Ciao. Ciao, come in tutte le situazioni, tutto ciò che è notizia viene commentata. E ribadisco, io sto parlando per me, è inutile che mi si tirino fuori i giornalisti nell'insieme, la stampa nazionale e internazionale, qua stiamo parlando di Top Planet, i miei colleghi la stessa cosa, tutto ciò che è notizia che riguarda la Juventus viene trattato. Vediamo se riusciamo a parlare di gioco, Daniel, e non di polemiche e non tornare su cose che poi insomma verranno decise da chi di competenza, nel caso si faranno poi le proprie rimostranze, e ribadisco, speriamo intanto di poter continuare. Quello che diceva Corrado era, forse qualcuno si è dimenticato del periodo, quindi se c'è anche un'attenzione... Bravo Corrado, me lo fai dire, bravo, certo, Corrado. Certo, ha un'attenzione, lui voleva dire... stile Juve. Lui voleva dire che se c'è un'attenzione alla salute c'è un motivo, no, sottostante. No, veramente, bravo Corrado, risposto con tanta correttezza ad una provocazione, quindi di conseguenza ha dimostrato non solo di essere un grande tifoso di Juventino, ma anche una persona che sa incarnare lo stile Juventus. Quindi lo saluto con affetto, lo ringrazio e gli faccio i complimenti per come si è proposto. Poi, discorsi ASL o non ASL, cerchiamo adesso di andare avanti e di sperare che questo protocollo abbia poi una e sia inattaccabile. Ecco, pronto intanto? Caro, pronto, sono Andrea da Bergamo. Ciao Andrea. Ciao, ciao, saluti a te e a Daniel. Non buongiorno. So che ti faccia arrabbiare, però devo intervenire anch'io, sempre per il solito problema. Questa trasmissione è bella, è importante, anche perché ci sono alcune polemiche che vengono fuori. Perché se si parlasse certo. solo di calcio, dopo un quarto d'ora qua sarebbe finita, perché il calcio è la cosa principale di questa trasmissione ufficialmente, in realtà poi sono le polemiche. Però posso dirti, allora, come ho detto a lui, questo è un canale dedicato ai tifosi della Juventus, quindi quello certo. che succede nelle altre squadre viene affrontato di taglio nel momento in cui sono avversari della Juve. È fondamentale sì. questo assunto che devo fare, perché si parla di cose sì, parzialmente certo. inerenti, capisci? Poi nel momento però, in cui ci sono delle discussioni ad alti livelli e qualcuno deve prendere delle decisioni, è inutile. E poi ribadisco,
cascate, perché è mezz'ora poi che parliamo di nuovo di una provocazione fatta da un tifoso di un'altra squadra che chiama apposta in un canale dedicato ai tifosi della Juventus. Quindi dico, non ci cascate voi, tenetevi il vostro spazio, perché questo è lo spazio dedicato a voi per dir la vostra. Sì, ma è anche lo spazio, posso parlare? Certo. È anche lo spazio per eliminare questa gente dal nostro canale, perché questa gente non deve starci nel nostro canale. Allora, io volevo dire solo una cosa, a parte gli aerei, tutto quello che volete, una cosa sola voglio dire. Dopo che c'è stata la partita, dopo che non c'è stata la partita della Juve col Napoli, dopo un po' c'è stata una partita di Europa League tra Napoli e una squadra olandese, che era un ricovero di Covid. Praticamente erano metà erano ammalati e sono venuti a giocare a Napoli. Come mai l'ASL di Napoli non ha fermato tutto e ha detto no, statevene a casa perché voi siete un fulcro del Covid, avete già 13-14 persone ammalate. Perché loro hanno applicato il protocollo, perché stiamo parlando di una squadra straniera che ha applicato il protocollo vigente e quindi loro hanno mandato i giocatori che erano in grado di giocare. Certo, loro hanno fatto bene, ma l'ASL di Napoli come mai che non è intervenuta? Però è perché intervenuta torniamo... Però non torniamo alla... È intervenuta solamente per una volta per il Napoli, per due giocatori, mentre invece arrivavano a Napoli. Ma no, è successa la stessa cosa alla Lazio. Adesso non ci focalizziamo su Napoli, perché hai visto che il problema si è verificato anche a Roma. E se continuiamo a non chiarire il discorso di competenze, succederà ancora. Quindi questo protocollo, ribadisco, deve diventare inattaccabile. Lo si vota tutti, tutte le società, si applica. Hai tot giocatori disponibili, scendi in campo, non ASL, non altri, perché altrimenti continueremo a parlare di queste situazioni. Questo sto dicendo. Ma Napoli, chi l'ha detto che il protocollo è attaccabile? È attaccabile. Per ora ha detto che il protocollo non è attaccabile. Ho capito, ma se succedono ste cose qualcuno ritiene sia attaccabile. Allora, o si ribadisce che il protocollo è superiore a tutto il resto, o altrimenti... Ma quello è normale. Ma non è normale. C'è una sentenza che aspettiamo. Quello che è successo a Roma evidentemente non è così normale, purtroppo, come dice Daniel, in Italia, e mi spiace dirlo. Rimani con noi, ti saluto, libero solo la linea per gli altri che stanno chiamando. Lo so che in teoria il protocollo dovrebbe essere chiaro, ma nel momento in cui da una parte una squadra non si presenta perché col parere dell'ASL rimane a casa sua, dall'altra parte c'è una discrepanza fra i tamponi eseguiti da un laboratorio e un altro, i problemi, ragazzi, ci sono, ma non lo sto dicendo io, cioè, è quello che viene fuori. Quindi ribadisco, bisogna, secondo me, io l'avevo già detto all'epoca, dopo quello che era successo proprio con il Napoli, bisogna far sì, e come tra Stato e Regioni, adesso tutte le regole di questo DPCM sono state stabilite dal governo in accordo con le regioni e c'è stato un grande cambiamento rispetto a prima. Le regioni potevano emettere delle ordinanze più restrittive, adesso ci vuole l'ordinanza del ministro Speranza. Perché si è fatta questa cosa? Perché le regioni poi andavano per conto loro con le competenze che avevano, lo Stato no, polemiche eccetera. Permettetemi questo paragone, non so se è azzardato, Daniel, però la stessa cosa dovrebbe succedere. Un protocollo valido per tutti, senza la possibilità di andare a sentire l'ASL piuttosto che un laboratorio, è chiari laboratori, chiari parametri e si può proseguire il campionato, perché altrimenti il rischio io oggi lo vedo che si verifichi di nuovo, Daniel. Chissà come mai, e come ricordava anche il tifoso precedentemente, la Z Alkmaar, era quella la squadra olandese a cui faceva riferimento, non ha battuto ciglio e ha rispettato le regole, perché l'UEFA si fa rispettare. L'ordine dell'UEFA, anche in maniera un po' cinica se vogliamo, è che le competizioni devono andare avanti, devono seguire i regolamenti. Ci sono due esempi straordinari nel cinismo ma anche nell'efficacia. Ma il 29 maggio 85 si gioca ugualmente Juventus-Liverpool, non solo per ragioni di ordine pubblico, ma perché l'UEFA vuole che la competizione vada avanti, e ovviamente l'11 settembre, dove nonostante l'attacco alla Torre Gemelle, l'attentato, chiedo scusa, alle Torri Gemelle, alla fine la sera si gioca. Cioè
questo non voglio dire che sia un bene o un male. In Italia, come sempre detto, tutto viene reinterpretato. D'altra parte, Carol, io ovviamente, essendo un appassionato di storia, mi limito soltanto a dire: è sempre stata la terra dei Guelfi e dei Ghibellini, e dove le regole, dove fatta la legge, si trova sempre all'inganno. In Germania una situazione di questo genere non si è mai vista, e penso che non la vedremo mai. Anche perché qui abbiamo... si gioca in maniera regolare, si è sempre giocato in questa maniera. Anche perché il discorso è sul discorso delle competenze che vi facevo, è perché la sanità è di competenza delle regioni, il sistema sanitario. E quindi è lì, secondo me, che si trovano gli appigli. Quindi si deve ristabilire un... C'è la proposta, tra l'altro, di un laboratorio unico per i tamponi, Daniel, dopo quello che è successo a Roma. Probabilmente sarebbe anche più corretto, perché altrimenti lasciamo veramente più ampia libertà. È una giungla, Daniel. Dei laboratori diventa una giungla, perché poi per me esatto, è così. Esatto. Torniamo al telefono con i nostri telespettatori. Pronto? Ciao, sono Daniele. Ciao Daniele, benvenuto. Di domenica, non bisogna dare tutta colpa a Dybala. Ma non è solo colpa sua, perché gli errori li abbiamo sottolineati, Daniele. Sì, infatti, non è tutta colpa tua, ma io sono fiducioso. Quest'anno vinciamo il decimo scudetto. Sei convinto di quello? Rimani qui con noi, Daniele, grazie. Ci ritorniamo un attimo. Io ribadisco, sono convinta che Dybala e le critiche siano però anche un po' tenendo conto di un Morata che sta andando alla grande, del fatto che già nelle passate stagioni abbia avuto dei momenti, come dire, di buio, e questo rinnovo del contratto. Però ha ragione Daniele. Diciamo che quello che ha fatto più rumore è stato che ci fosse Dybala, che fosse entrato gli ultimi 10 minuti, non tanto convinto, ma gli errori sono della squadra, e soprattutto, secondo me, quello di base è stato di mollare alla fine quando hai di fronte un avversario che invece non lo fa e ti può sempre sorprendere sul finale, come la Lazio. Ci sono 3 errori, ovviamente, quello di Dybala, quello della difesa che consente a Correa di saltare tutti come birilli, e poi quello di Bonucci che permette ovviamente a Caicedo di girarsi, soprattutto sul piede forte, perché tante volte nel calcio, come anche in altri sport, ti consigliano sempre, quando non devi fare fallo, di far sì girare l'avversario, ma sul piede più debole, non sul piede forte. Quindi ci sono diversi errori tecnici. Detto ciò, come sempre io cerco di trovare una via di equilibrio. Da una parte c'è Dybala, che deve imparare per vivere a morire, cioè deve imparare anche a soffrire, ed è un giocatore che è un po' troppo insofferente in alcune circostanze. Dall'altra però anche la squadra e anche coach Pirlo devono un attimino supportarlo, perché io ricordo che nella stagione 2016 l'accoppiata Dybala-Morata fu un'accoppiata straordinaria, che consentì alla Juventus quella straordinaria rimonta dopo un inizio piuttosto balbettante. E quindi in tutta franchezza sta anche nelle capacità comunicative di un gruppo, di un allenatore, recuperare un giocatore dal talento sopraffino ma dal carattere non propriamente facile dal punto di vista della gestione. Daniel, lasciamo un minuto la linea alla regia, poi torniamo, telefoni che squillano, tanti messaggi, a fra poco. Che tutti sognano, l'allenatore che tutti vorrebbero, i campioni più ammirati nel mondo giocano in esclusiva per noi, tutta la stagione del Liverpool, il calcio più bello del mondo, lunedì o il martedì solo su Videogruppo dalle 23:30. Queen Car, concessionario ufficiale Mitsubishi, Mahindra e SsangYong, oltre 400 autovetture a chilometro zero di tutte le marche, Hyundai, Kia, Fiat, Lancia, Suzuki, Peugeot, Nissan. Vi ricordiamo anche la possibilità di acquistare un'autovettura con già l'assicurazione furti, incendio e manutenzione inclusa nella rata. Allora cosa aspettate? 7.000 euro di risparmio con l'ecobonus sulla rottamazione, che vale zero.
Lo vuoi fare un bel colpaccio? L'acqua auto in via Masaccio. Solo Little Motor in via Masaccio 26 a Torino troverete Fiat Tipo, Station Wagon 1004 Turbo, 120 cavalli, con navigatore satellitare, vetture con pochissimi chilometri. Potrete scegliere il colore e con uno sconto del 50%. Le porterete via a soli 10.850 euro. Ital Motor, via Masaccio 26, Torino. E rieccoci amici di Top Planet, sempre in compagnia di Daniel Pisani. Daniel, una domanda per te da Fausto. Tu Eriksen lo prenderesti? Io sì, sono convinto che da noi farebbe bene. E poi leggo un altro messaggio, domanda per Daniel, come mai è stato venduto Cancelo, che per me è il calcio, grazie. Daniel, sono due elementi di mercato, vedi che il pensiero non viene mai via dal mercato? Ma è giusto, anche perché comunque quest'anno il mercato è stato interrotto, il campionato già iniziato e soprattutto riprenderà tra poco perché ci sarà il mercato invernale, quindi, ma poi il mercato apre le porte dei sogni ai tifosi, quindi il tifoso in primis deve sognare, altrimenti finirebbe per appiattirsi, quindi assolutamente lecito. Condivido quello che dice Fausto, anzi gli propongo, se vuole insieme, di andarlo a prendere a Milano e portarlo sulle spallucce fino a Torino, perché a me Eriksen è un giocatore che piace tantissimo. Secondo me male utilizzato da Conte, che quest'anno mi sta deludendo un po', perché non riesce a trovare, meglio ovviamente ci mancherebbe da juventino, però da appassionato di calcio mi sta deludendo un po' perché non riesce a trovare soluzioni che vadano oltre il suo credo calcistico. E secondo me veramente Eriksen potrebbe dare moltissimo a questa Juventus, anche eventualmente messo davanti alla difesa in alternanza con McKennie, o forse anche da trequartista, potrebbe davvero essere un jolly prezioso. Qualcuno dirà, ma l'Inter non sta facendo un granché, ricordiamoci cosa accadde nel 1997-98 con Edgar Davids, definito da Billy Costa Curta, uso le virgolette, la mela marcia nello spogliatoio rossonero, e questa mela marcia divenne veramente una splendida farfalla. Tra l'altro, Daniel, che consentì alla Juventus di volare verso la finale di Champions e verso il suo 25esimo scudetto. Daniel, tra l'altro, un innesto del mercato di gennaio, che all'epoca era a dicembre, però del mercato, della finestra di mercato invernale, è uno dei pochi colpi che fa la Juventus normalmente durante quella finestra di mercato, ma che è stato un elemento fondamentale nella Juventus. Ha molto ragione Daniel quando dice che un giocatore può cambiare completamente in un'altra squadra. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Marco di Carmagnola. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno Carola, buongiorno Daniel. Buongiorno. Sto parlando forse contro le parole di Daniel di ieri, perché ho tentato ma non potevo parlare, sul fatto di Pirlo. Per quanto mi riguarda, io sono dalla parte di Andrea Pirlo. Perché non siamo stati capaci a fare almeno due gol in 45 minuti? Questa è la domanda che mi chiedo io. Proviamo a rispondere. Proviamo a fare un'analisi della partita, del perché non si è chiusa prima e si è concesso alla Lazio di cambiare in pochissimi secondi. Rimani con noi? Rimani con noi. Certamente. Grazie. Certamente. Allora, proviamo a rispondere a Marco. Quanto ce lo stiamo chiedendo da ieri, Daniel? Di che cosa si poteva fare? I cambi sono stati un po' messi sotto accusa. Perché la Juve non ha chiuso la partita prima, secondo te? Innanzitutto, Carol, dobbiamo dire che anche questa problematica ci ha divisi nuovamente tra Guelfi e Ghibellini, perché poi io comunque non mi piace interagire sui social, ma ovviamente li devo guardare, perché altrimenti sarei completamente fuori dal mondo. Anche qui. Allora io sono fuori dal mondo, Daniel, però vivo benissimo lo stesso, questo è un inciso, sono fuori dal mondo. Esistono due strade, due correnti di pensiero. La prima, che sostiene, come diceva giustamente il nostro amico, che è anche la mia, che il calcio è cambiato e quindi le partite le devi chiudere. C'è un'altra corrente di pensiero che comunque dobbiamo rispettare, che invece sostiene che, per esempio, con una filosofia come quella di Allegri, quella di chiudere le maglie difensive, avrebbe consentito alla Juventus di portare a casa i tre punti. Rimane però il problema, perché
altrimenti sembra che io voglia bypassare la risposta alla domanda perché non abbiamo chiuso la partita. Sicuramente un po' di sfortuna c'è stata, perché quel tiro di Ronaldo che finisce proprio ad accarezzare, a portare via le ragnatele al 7, onestamente è solo sfortuna, non è imprecisione. Però secondo me, e ritorno al punto su cui mi ero fermato ieri, è anche un po' un cambio di mentalità che la Juventus sta provando a fare, sta provando a cambiare pelle da un anno e mezzo, cioè vale a dire insistere. Io non mi accontento dell'1-0 perché devo essere consapevole che nel momento in cui l'1-0 ho soltanto un gol di vantaggio da dover difendere, può capitare l'episodio come è capitato all'ultimo minuto, e quindi insistere da questo punto di vista. A volte il raddoppio non arriva per circostanze sfortunate, ma a volte anche perché poi subentra un pochino la paura che ti fa abbassare il baricentro, e questo è sbagliato come mentalità e come filosofia. Questo è soltanto il mio punto di vista, ovviamente. Sentiamo cosa ne pensano però i telespettatori, che idea si sono fatti dopo due giorni di questo errore. Pronto? Sì, pronto, Carol, buongiorno. Sono Giuseppe da Como. Ciao Giuseppe, benvenuto. Buongiorno. Su Internet. Saluto anche il professor Daniel, che non sono riuscito ieri a prendere la linea. Quando infatti l'ho rinvitato. Infatti l'ho rinvitato apposta, perché tanti di voi ieri avrebbero voluto, certo, confrontarsi. No, ma quindi poi ho avuto l'opportunità di poter esprimere quello che avrei potuto e voluto dire. Con la presenza di Daniel, al mio amico Peck, nella trasmissione diciamo condotta da Nicola Gallo. Sì, uno e cioè contro che tutti. Io volevo gentilmente e cortesemente contestare la considerazione da parte del professore sul fatto che la Juventus doveva chiudere la partita con il 2-0, doveva insistere per cercare di arrivare a chiuderla. Però secondo me ha ignorato un particolare che io ho notato e confortato anche in questa notifica anche dal radiocronista Francesco Repice, perché io seguo anche con la radiolina la partita della Juventus, oltre che in diretta su Sky. Cioè che la Juventus, non avendo più ancora i 90 minuti nelle gambe, ad un certo punto, arrivata al 70esimo, 72esimo, si è accorta di non farcela chiudere, e allora ha pensato bene, e ribadito anche, ripeto, dallo stesso radiocronista, che ha pensato di difendersi, tant'è che l'ha quasi elogiata a dire la Juventus, anche quando si rende conto che quando non riesce a chiudere si difende con una provinciale, e questo è una delle doti di una squadra grande come è la Juventus. Per cui ecco, gli errori secondo me è stato nelle sostituzioni, cioè ha sodato che CR7 doveva uscire per infortunio, ha sodato che Morata doveva essere sostituito, avrebbe dovuto mettere, prima di tutto non togliere Kulusevski, perché così facendo ha indebolito poi il centrocampo, e quindi mettere dentro, adesso io insomma mi sfuggono i nomi della panchina, avrebbe dovuto mettere sostituti che potevano dare una mano a mantenere il risultato di 1-0, che comunque sarebbe stato ben accettato. Certo, no? Chiarissima la tua analisi, resta quindi, con noi. Quindi, ecco, è questo che io volevo dire. E mi scuso col professore se sono una volta tanto l'ho contraddetto. Assolutamente. A risentirci. Ci mancherebbe, guardate, con questa misura potete dire qualunque cosa, non dovete per forza essere d'accordo con gli ospiti, assolutamente. Cosa ne pensi di questa analisi? Io puntavo il focus sul fatto che si fosse mollato, che forse l'unica cosa da imputare a Dybala è cercare la giocata quando non hai chiuso la partita e sull'1-0 sei ancora in pericolo. Ecco, io questa è l'unica cosa, forse, non dicendo è stata colpa di Dybala, che in quel caso lì, quando sei agli ultimi secondi, tu devi cercare o di tenere la palla o di buttarla veramente lontana, di buttarla in tribuna, come si dice,
perché l'altra squadra può essere pericolosa. Ci sono state però molte critiche sui cambi, al di là di quelle che sono poi le condizioni di alcuni giocatori che conosce Pirlo. Sappiamo che Artur non era in forma, sappiamo che appunto qualcuno aveva bisogno. Quello che dice il telespettatore è: perché non ha messo nei cambi qualcuno che invece potesse ancora, insomma, difendere il risultato, però essere più incisivo? Allora, innanzitutto il signor Giuseppe non deve assolutamente scusarsi, anzi, la ringrazio per questa squisita cortesia, ma è bello anzi avere un contraddittorio, è bello ascoltare, e come ho detto prima e ribadisco, esistono due correnti di pensiero, io naturalmente ne ho una, ma non manco di rispetto all'altra, non pretendo che la mia filosofia si debba sposare necessariamente col pensiero degli altri, anzi a volte posso sbagliarmi, quante volte mi sbaglio, e meno male, anche perché si dimostra di essere umani. Allora, io condivido in pieno il discorso del cambio di Kulusevski, perché anch'io sono convinto che Kulusevski in campo avrebbe potuto rappresentare una minaccia ulteriore, tant'è vero che io ieri ho spiegato che la sostituzione forzata, come ricordava il signor Giuseppe, di Ronaldo, ha sicuramente ringalluzzito la Lazio, e naturalmente le squadre avversarie vanno anche a guardare le varie tipologie di sostituzione che dimostrano una filosofia e una scelta tattica. E io sono sempre più convinto, io rimango un po' del mio pensiero, in questo caso sono io che mi scuso, che oggi il calcio sia cambiato, soprattutto dipende quali sono le tue prospettive, perché Carol, è chiaro che se dovessimo parlare di una Juventus che si voglia accontentare del decimo scudetto e si metta l'animo in pace per l'Europa, allora hanno ragione tutti, li chiamo così, perdonatemi, non penso di essere irriguardoso nei confronti di alcuno, i conservativi, cioè che il risultato a un certo punto vada difeso con gli artigli e con le unghie e negli ultimi minuti se ci sia bisogno anche di buttare via la palla. Ma nel momento in cui, e in questo caso non è un mio pensiero, ma è la società che sta provando a cambiare pelle, tu voglia, hai capito che in Europa si gioca un altro tipo di calcio, non devi avere il braccino corto, devi rischiare anche qualcosa. Nel momento in cui la tua filosofia sia sempre quella di essere estremamente aggressiva e di non dare all'avversario la percezione di avere paura, questo è il mio punto di vista. Concludo con una statistica che quindi non è una mia opinione: la Juventus purtroppo soltanto due volte ha vinto in Europa la massima manifestazione continentale, quando in campionato ha subito tantissime sconfitte, quando ha subito più tanti gol, e questo secondo me non è un caso, cioè quando era una Juventus che voleva essere estremamente offensiva, la Juventus 85 è in attacco, Massimo Briaschi, Paolo Rossi, Michel Platini e Zivic Boniek. La Juventus del 96 era del trio delle meraviglie, Vialli, Del Piero, Ravanelli. Quando la Juventus va nel 4-4-2, sarà un caso, sarà anche sfortuna, ma in Europa non vinci più. Quindi bisogna fare chiarezza. Se ci accontentiamo del decimo, avete ragione voi. Se vogliamo fare il calcio in Europa, non lo dirò mai, ho ragione io, però sicuramente è giusto un cambio di mentalità. Per cambiare bisogna sacrificare qualcosa. Chiarissimo, Daniel. Ecco, l'unica cosa che posso dire è che credo che i telespettatori forse vedano già tanti esperimenti e in una posizione non ancora consolidata della Juventus magari avrebbero voluto portare a casa una vittoria anche in campionato, perché dal punto di vista psicologico dopo la Champions sarebbe stato importante vincere proprio contro la Lazio, quindi forse è anche questa singola partita. Ma ci torniamo perché abbiamo ancora un 12 minuti da trascorrere insieme dopo la pausa. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Nuovo Renault Captur, tuo da 199 euro al mese. E con Renault Restart, 6 rate scontate a solo 1 euro l'una. Vai su Renault.it e con vendita privata Renault prenoti un appuntamento in totale sicurezza. Potresti scoprire ulteriori occasioni. Per voi che amate le auto sportive non potete perdere la nuovissima Honda Civic. Il gruppo Vauto vi presenta un'auto super sportiva con una tecnologia infinita. Potete scegliere tra la 1000 benzina, la 1500 da 182 cavalli e anche la versione super sportiva da 320 cavalli, la Type R.
Abbiamo anche a disposizione, quindi tantissima scelta, anche la 1.6 Turbo Diesel. Un'offerta unica per la nuova Honda Civic, con tutta la sua sportività, la portate a casa da soli 20.800 euro, parliamo di un'auto già super accessoriata, la versione Elegance Navy, con tutte le dotazioni di serie e soprattutto con una rata piccolissima. Solo 258 euro al mese, zero anticipo e nessuna maxi rata finale. Venite a scoprire e a provare su strada, qui da noi, dal gruppo V-Auto, a Torino, in corso Giulio Cesare 320, la nuovissima Honda Civic. Nuova Clio Hybrid, The Evolution of a Great Story. Scopri la nuova tecnologia ibrida di Clio. A settembre con Renault Best for You, tua da 149 euro al mese grazie a oltre 5.000 euro di vantaggi. E con la Test Drive Experience provi la mobilità elettrica che fa per te. Siamo allora sempre in compagnia di Daniel Pisani. Ho un paio di mail. Daniel, cosa sta succedendo a Bentancur? Non è in condizione o non riesce a inserirsi nel sistema di gioco di Pirlo? Questo è Mario da Torino. Ci voglio andare sui singoli giocatori, perché nei giorni scorsi molti acclamavano Bentancur come titolare di centrocampo e questo deve essere l'anno della sua consacrazione definitiva, Daniel. Da quanti anni lo diciamo? Da un po', mi sembra. Però sai che c'era discorso anche... Allegri li inserisce gradatamente, quindi all'inizio è passata così, poi c'era concorrenza, poi Khedira lo faceva giocare qualunque allenatore, adesso secondo me questo è l'anno. Ma guarda Carol, io credo sempre che un grandissimo campione, allora attenzione, io non sto dicendo, non voglio screditare minimamente Bentancur è un buon giocatore, sì, certamente nelle carenze che abbiamo a centrocampo Bentancur è una pedina fondamentale, un pilastro fondamentale in questo momento, però onestamente se dovessi io aspettarmi un salto di qualità che lo possa trasformare in un centrocampista di fama mondiale, francamente mi sembra un po' un'utopia questo, ecco. Quindi io credo sempre che il campione salti fuori subito, cioè non mi pare che all'età di Bentancur Cristiano Ronaldo avesse ancora bisogno di affermarsi, anche se parliamo di un altro ruolo, questo sia ben inteso. Mi pare che Hazard, un trequartista di altissimo livello, già all'età di Bentancur era conteso a fior di milioni e milioni di euro dalle più importanti top club. Quindi Bentancur sicuramente ha dei margini di miglioramento, deve crescere sotto l'aspetto caratteriale, perché è un giocatore anche che si lascia morire un po' troppo e spesso si lascia prendere dal ternervosismo, però onestamente da qui a dire o ad aspettarci che Bentancur possa diventare il fenomeno del centrocampo, francamente mi sembra un po' troppo una favola. Titolare più che fenomeno, qualcuno lo voleva titolare proprio perché ha più esperienza di altri arrivati al Solano. Ma titolare lo voglio anch'io, titolare lo voglio anch'io, sia ben chiaro. Difesa di Dybala, ti stavo facendo una domanda provocatoria, perché se all'età di Bentancur doveva essere affermato, Dybala, che a giorni compie 27 anni, non dovrebbe ancora subire tutte queste critiche. Difesa di Vito, ha avuto il Covid, non è stato facile uscirne, si è infortunato, insomma, ha avuto problemi intestinali, è rientrato con tutte le conseguenze senza allenamento, contro la Lazio aveva dei problemi, Pirlo l'ha schierato ugualmente e voi siete lì da giorni a crocifiggerlo, lasciate perdere, no, nessuno, ci mancherebbe altro, non mettiamo nessuno in croce Vito, semplicemente registriamo, come vedi, leggo il tuo messaggio di difesa e leggo gli altri messaggi che invece vorrebbero avere delle conferme in più da parte di Dybala. Su Morata, Andrea da Sesto San Giovanni, non è certo arrivato a gratis, però si è messo a servizio di tutta la squadra con umiltà. Si vede lontano un chilometro che ama giocare nella Juve, lo si vede dagli occhi, qualcun altro dovrebbe prendere esempio. Ecco un classico esempio di quello che ti dicevo, Vito. C'è chi difende Dybala con quello che ha avuto, dategli tempo, e chi dice appunto guardate Morata, no? In sostanza, riesco a prendere ancora un paio di telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, telefonavo per la trasmissione. Sì, come ti chiami? Da dove ci chiami? Mi chiamo Maurizio e chiamo da Colonia Monzese. Ciao Maurizio. Prego. Allora io volevo fare una domanda sul centrocampo della Juventus, se era possibile. Certo, è un tema sempre caldissimo, questa... Maurizio. Eh? È un tema sempre caldissimo il centrocampo della Juventus. Perché McKennie, che noi abbiamo questo calciatore purtroppo, vorrei un centrocampo più muscolare,
io vedo il centrocampo della Juventus troppo delicato, troppo leggero. E poi sarei curioso di vedere quando ritornerà la difesa completa, come giocheranno i due centrali innanzitutto, e secondo me manca sempre un terzino a destra di ruolo cattivo che sappia veramente difendere. Questo è quello che io penso, insomma, poi magari perché in attacco siamo a posto, l'attacco è perfetto, nulla da dire. Ma questo centrocampo, io purtroppo abbiamo McKennie, è quello che dobbiamo far giocare. Se avessimo qualcosa di meglio, uno potrebbe far giocare Davis, sarebbe il sogno di tutti, però purtroppo non ce n'è. Lo abbiamo ricordato, Davis. Maurizio, ti ringrazio, resta con noi perché ti rispondiamo con Daniel Pisani. Grazie. Grazie, buona giornata, grazie. A te. Torniamo a bomba, io quando riuscirò a cambiare argomento farò una festa qui in studio a Top Planet, questo centrocampo che preoccupa ancora, adesso a parte le battute. E poi c'è un'altra domanda interessante che ci ha fatto Maurizio: quando tornano i titolari con la difesa, come cambieranno gli equilibri, Daniel? È molto interessante, francamente faccio fatica a poter fare un'ipotesi, non mi voglio sbilanciare, anche perché io, anzi, a una domanda ne aggiungo un'altra: cosa accadrà quando rientrerà Alessandro? Anche in questa situazione giocheremo praticamente con una difesa a 4, adattando Cuadrado a terzino destro e Alessandro classico terzino sinistro, oppure continuerà questa difesa 3 che tutto sommato non è male, perché è a 4, non dire a Pirlo che gioca a 3, Daniel, per favore, Non dire a Pirlo che gioca con la difesa 3, perché ha ripreso un collega, io dico, ero presente a quella conferenza, ho giocato a 4 fino adesso, ha detto. A parte la battuta, sì, cerchiamo anche di stemperare, insomma oggi abbiamo avuto una parte di trasmissione particolarmente impegnativa, però sì, dipende dalle fasi, dai, l'impostazione sarebbe a 4 in certe situazioni, poi a 3, prego Daniel. È interessante anche vedere l'eventuale metamorfosi di Danilo, della serie, quando gli equilibri sono stati trovati, è difficile cambiarli, è pericoloso spostarli. Danilo sta giocando una fase, abbiamo parlato ovviamente di tanti, di tanti giocatori che lasciano un pochino a desiderare, però in questo momento Danilo sta vivendo veramente una fase straordinaria della sua permanenza in maglia bianconera, quindi francamente rispostarlo sulla fascia destra in modo tradizionale mi preoccuperebbe un po' da questo punto di vista. Il centrocampo, Carol, siamo sempre lì, torniamo all'anello debole, al tallone d'Achille, vediamo che giustamente anche i nostri tifosi, i nostri cari ascoltatori, ognuno ha una propria idea, ma perché? Perché vengono a mancare veramente dei giocatori di spicco, dei giocatori di qualità, dei giocatori che possano anche infondere a tutto il reparto più importante, al cuore della squadra, un minimo di serenità, e quindi esiste anche questa alternanza perché vengono a mancare certezze, ecco, della serie del domani non c'è certezza, centrocampo non c'è certezza, ecco, mi perdonerà ovviamente il grande Lorenzo il Magnifico. Pensa che citazione, abbiamo tempo ancora di sentire chi è con noi al telefono, pronto? Pronto? Devi ascoltarmi dal telefono, per favore, abbassa il televisore. Pronto? Devi ascoltarmi dal telefono, per favore, abbassa il televisore. Sento la mia voce, prova a ricomporre il numero. Lo so che siete davanti alla televisione, magari riuscite a prendere la linea, però così sentite con molto ritardo, quindi ci parliamo al telefono direttamente. Vado a vedere ancora un po' di messaggi e di mail da parte dei nostri amici da casa. Devo dire, Daniel, complimenti per te da parte di Antonio, che sei un number one. Grazie. E poi, perché non chiudiamo le partite? Questo è Antonio D'Amati. Troppo spesso sbagliamo l'ultimo passaggio, perché certi giocatori non vedono la porta, vedi Bentancur. Allora, torniamo sul discorso del centrocampo. Questa è una cosa che già lamentava Allegri, dicendo sono mancati i gol dei centrocampisti. Ora, con questo centrocampo, quante reti, che dire, ha tanto criticato, ma era uno per esempio che segnava. Anche Marchisio, tornando un po' più indietro, quindi non mi sto riferendo a Vidal, a Pogba, a quei pezzi diciamo da 90 che tutti vorrebbero riavere alla Juventus. Indubbiamente, come dicevo prima, oltre che mancare la qualità, secondo me manca molto anche la personalità, perché poi andiamo a prendere tanti giocatori che in passato facevano legna, che forse non erano, diciamo, dal punto di vista della tecnica, giocatori sublimi,
giocatori dal palato fine, dal punto di vista del tocco di palla, non davano del tuo al pallone, come si suol dire, però avevano tanta sostanza, avevano tanta personalità anche nell'essere dei leader. Qui questa cosa secondo me viene molto a mancare. Il fatto anche che Rabiot, che adesso a partire dalla seconda fase della stagione della stagione precedente ha cominciato ad essere un pochino, a metterci un po' più di intensità, a ritrovarsi un po' con i propri compagni, sembra quasi un perno fondamentale. E questo da un lato lascia estremamente perplessi, come lascia estremamente perplesso il fatto che dobbiamo ogni volta recitare un rosario in chiesa finché Ramsey non si faccia male. Centrocampo purtroppo è stato costruito male e manca, oltre che di campioni, di persone di spiccato coraggio, di spiccata intensità, di spiccata personalità nel far sentire la propria presenza. E questo ovviamente poi si sente anche nel fatto degli inserimenti, della mancanza dei gol, perché a volte il gol del centrocampista non è solo l'inserimento, ma è per esempio anche il tiro da lontano, cosa che noi non facciamo praticamente mai. Secondo te per alcuni è una questione di tempo, di adattamento o in generale, anche perché se facciamo i conti, che dire fuori dal progetto, Ramsey che è spesso infortunato, non ce l'hai sempre, alla fine anche numericamente le scelte sono anche abbastanza limitate. Sì, le scelte sono limitate, io Carol francamente sarei anche un po' esausto di rinviare il tempo ad altro tempo, ormai lo abbiamo capito che il centrocampo è questo, e Pirlo intelligentemente, perché questo si è visto domenica, punta sull'attacco, diceva prima un nostro caro telespettatore, in attacco siamo perfetti, forse la perfezione non esiste, però dire che abbiamo un grande attacco certamente non diremmo un'eresia, e mi permetto anche di aggiungere che in Europa un attacco come il nostro lo hanno ben pochi, non solo per quanto riguarda la qualità, ma per quanto riguarda anche la versatilità, perché sono anche dei giocatori molto particolari che non danno dei punti di riferimento fissi agli avversari. Per questo dico attenzione, perché come la Juve è carente a centrocampo, dovessi esprimere in un voto darei 5 al nostro centrocampo, l'attacco è da 9 se non anche oltre, proprio vedi perché che è estremamente versatile. Viene fuori il professore, inutile star lì che dà il voto al centrocampo. Diciamo che non abbiamo rassicurato però i telespettatori con questa votazione, Daniel, lo dico perché siamo alle battute finali. Volevo ancora riuscire a leggere un paio su Cancelo, scusami, è vero, rispondiamo velocemente al telespettatore che si sarebbe tenuto Cancelo. E lì è stata fatta una scelta anche di scambi per le plusvalenze. Entra in gioco anche l'aspetto non solo tattico, ma soprattutto economico, e su questo e sul discorso, sul contesto economico, io non mi sento di fare valutazione alcuna. È chiaro che Cancelo era un terzino che a me piaceva tantissimo, perché era praticamente addirittura un cursore di fascia più ancora che un terzino, calcio moderno, quello che piace a me. Però poniamoci anche la domanda, perché Guardiola, che stravedeva per lui, non è che lo stia facendo tutto giocare tanto, non lo sta utilizzando molto, quindi evidentemente anche la Juventus non ha fatto poi delle valutazioni completamente sbagliate. Daniel, avremo modo ancora di parlare di mercato, del centrocampo della Juventus, perché questi sono sempre temi assolutamente caldi. Volevo ringraziare tra l'altro per i tanti messaggi. Non sono scandalizzato dal rendimento di Dybala, ma dal suo immotivato batter cassa, specialmente in questi momenti. Ecco, questo per esempio è un altro messaggio che è arrivato per Dybala. Io ribadisco però, per dovere di cronaca, che la discussione sul rinnovo è iniziata molto tempo fa, quindi stiamo parlando veramente di mesi, ovvio che adesso faccia un po' specie in questo periodo. Voglio ringraziare tantissimo Daniel Pisani, spero di aver dato spazio anche a un po' di telespettatori che ieri non erano riusciti a parlare con te. Ciao Daniel, a presto. Ringrazio voi e vi abbraccio tutti, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi che ci avete seguito. Vi ricordo come sempre che tra le 15 e le 16 c'è un altro spazio dedicato ai vostri commenti. Oggi tutto lo stadio, un parte seconda, buon proseguimento. Nuova Clio Hybrid, The Evolution of a Great Story.
Scopri la nuova tecnologia ibrida di Clio. A settembre con Renault Best for You tua da 149 euro al mese grazie a oltre 5.000 euro di vantaggi. Con la test drive experience provi la mobilità elettrica che fa per te. Se siete alla ricerca di un'auto ibrida che vi permetta di viaggiare realmente in elettrico, la risposta è qui al mio fianco. Si chiama Jazz Hybrid, la trovate a Torino, in corso Giulio Cesare 320 dal gruppo V-Auto. Un'auto super tecnologica, una novità assoluta, un ibrido vero che vi permette di viaggiare oltre 25 km con un litro e soprattutto, pensate, un'auto in grado di prendere degli incentivi davvero incredibili. Pensate che potete portarla a casa con un eco incentivo rottamazione fino a 3.800 euro, vi costa solo 19.000 euro a partire da 19.000 euro, la Jazz Hybrid può essere vostra. Per chi decide di far finanziamento, una rata piccolissima, solo 236 euro al mese, con anticipo zero, nessuna maxi rata finale, e il gruppo V-Auto vi regala addirittura 8 anni di garanzia.